Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Nella parte orientale di Chiavenna, per quanti non lo sapessero, c'è il paradiso. E nome più adeguato non avrebbe potuto trovarlo il colle che, assieme al Castellaccio, altra collina, compone il parco botanico archeologico da cui prende il nome. L'affaccio è da mozzafiato verso una delle più suggestive visioni panoramiche dell'intera zona. Il centro storico, Pratogiano con i suoi crotti ed il complesso di San Lorenzo sono lì a fare bella mostra di sé. Domenica 25 agosto scorso, un appuntamento che ha abbondantemente incontrato il favore di quanti sono intervenuti alla manifestazione dal titolo Un giorno in paradiso e che prevedeva una serie di visite guidate del Parco Archeologico Botanico. L'iniziativa, nata da una collaborazione tra le associazioni Amici del Paradiso e Giardino Valchiava, con la stazione Valchiavenna dell'Università di Milano e con il contributo del glottologo Andrea Martocchi. Mentre parliamo, esattamente in questo momento, una comitiva di visitatori accompagnata da due esperti, un geologo e un botanico, sta risalendo lentamente la Rocca del Paradiso per giungere infine qui alla cima, dove io li aspetterò per parlare brevemente di dialetti locali e di nomi in dialetto dei luoghi di queste zone. La giornata di visite, interamente a titolo gratuito, ha dato così modo ai tanti turisti che non solamente durante il periodo estivo invadono la città del Mera e dagli stessi chiavennaschi di conoscere o riscoprire questa piccola ma tanto suggestiva meraviglia. È bello perché c'è tanta natura e a me piace la natura e anche i serpenti e le lucertole. A 300 metri sul livello del mare abbiamo diverse esposizioni, diversi fattori climatici che creano flora veramente pregiata, nel senso ambienti completamente diversi, unici in questo caso. A fine giornata poi tutti con gli occhi all'insù per uno sguardo rivolto alle stelle sotto la guida dell'astronomo Andrea Grassi, accompagnati dalle note musicali di Luca e Andrea. Grazie, diciamo, alla mia passione e anche attività di insegnante vorrei portare quanti più chiavennaschi possibili qua e ammirare anche le stelle dal Parco del Paradiso. Speriamo che questa nostra iniziativa dia il là allo sviluppo, alla rivalorizzazione del parco con manifestazioni come questa, e ricordo che nelle prossime settimane avremo numerosi eventi interessanti.